Catania rischia una vera e propria desertificazione industriale, questo è il grido d'allarme lanciato stamattina dal sindacato della FIM CISL in occasione del Consiglio Generale che si è svolto in un hotel del lungomare. Le fabbriche chiudono i battenti e quelle che restano aperte sopravvivono grazie all'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Per il sindacato la crisi sta mettendo in ginocchio tutti i settori dell'industria metalmeccanica, come l'Etnal, dove 150 dipendenti sono a casa, e poi ci sono le acciaierie di Sicilia, l'azienda ha già annunciato 70 esuberi, e poi il caso della Micron, quest'ultima vertenza oggi sarà al centro di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. E nel corso del Consiglio Generale della FIM CISL non sono mancate dure critiche all'immobilismo della politica, occorre fare qualcosa e subito, ha detto il sindacato, per scongiurare questa macelleria sociale. Il tasso di disoccupazione alle stelle, soprattutto tra i giovani, per questo vanno trovate soluzioni concrete, da interventi strutturali e attrattivi all'utilizzo dei fondi comunitari per rilanciare lo sviluppo. E sentiamo adesso l'intervista che abbiamo realizzato. Il sogno dell'Etna Valley alla zona industriale di Catania è andato in frantumi? E in pratica abbiamo già l'inizio di un progetto di dismissione, e questo è allarmante per tutto il territorio, ma dovrebbe essere allarmante soprattutto per la politica nazionale e regionale. Voi avete detto che la politica è latitante nei confronti dei bisogni dei lavoratori. Sì, perché da un anno, più di un anno, che facciamo sempre richiesta alle istituzioni di progettare e programmare quelli che sono gli interventi strutturali della zona industriale, e quindi creare l'humus per altre aziende che possano giungere sul territorio. Cosa si può fare per evitare che altre aziende possano chiudere? Le aziende, oltre alla Micron che licenzia, sono tantissime nel territorio catanese, a partire dall'acciaieria, che a marzo praticamente saranno 70 esuberi, all'Etnal di 150 dipendenti, e tutto il resto delle aziende, piccole e medie aziende, che praticamente sono al disastro totale. Anche abbattere i costi dell'energia elettrica può servire per spingere di nuovo le aziende ad investire qui? Sembra assurdo, ma noi paghiamo il 30% in più dell'energia elettrica rispetto al nord. Allora io cerco di capire anche le difficoltà delle aziende locali, vedi le acciaierie di Sicilia, no? Che poi i costi vanno a ricadere proprio sul prodotto finito.